Buonasera, Rosy. Buonasera. Oggi è domenica, non vai a fare la passeggiata? No, sono voluto rimanere a casa. Ah, sei voluto rimanere a casa? Silenzio. La sogliola di casa tua. La soglia. Quello è un lapis di lingua. È in fondo la stessa cosa. No, non è la stessa cosa. Perché questa qui è la soglia. La soglia, tu lo sai, è un pesce. Ma io sono un autoritratto. Da per me senza il bisognaccio. E vedo la solita da lì, non sarete ignorante. Come me, Proprio come te. Ma quanto si bello e quanto si bello. Un lampo di un genio di poesia. E il riso tuo lenza di sol turchino. Lucifio di comando e di lo sol colmi. Ma che sei? Sono versi contemporanei, tu sai che io faccio così, senza che ci pensi. Basta che non sta l'aspirazione. Tu riesci un po' bene sul farisa, vado. Parla così, come dove è una parola. Tu, ma dove è sta che la tua pure, parlarisse in un'altra maniera, e cioè con il cuore e non la bocca. Ma te ne lava, sabato che stamattina non hai più tanto, dai che ti vabbè. Tu hai studiato in noi, e che vuoi dire? Io posso capire una cosa meglio di uno che l'ha studiata, forse la capisco pure meglio. Ecco che sono una mente di cose repentine, istantanee. Una macchina fotografica. Una macchina fotografica. Mamma mia. Ma perché sei sempre crudele con me, sempre incredula. Ma sei sempre lo stesso Valerio. Sempre. Tu, nomi. Sei brutto, sei curioso, non fai con me. Insomma, non mi preferisci. No, non te lo dico io. Ma la verità non è propriamente questa, ma bensì è un'altra. La verità vera è che ti fai una corta anche di un battitocchio che sai invitare troppo a posta, Oh pugliese! Ebbene, ti togli, Oh pugliese è meglio di un affidato! Ma c'è sta scopo per te che fai! E beh, salvato! La verità! Sì, sì, tu! A me mi piace un pugliese! Ma no, tieni a ricerlo qualcosa! Per carità! Per carità! Però pensaci pure così, Che se tu vuoi, oggi stesso io parlo con Sid per proferire questo ardente desiderio di fare questo imenero. Sabato, ma basta, ma mi sono scucciato. Ma insomma, ma tu non vuoi passare qui, ma tu non vuoi, io non c'è più in avanti a sé. Sì o no? Sì o no? Ma che sta? Ah, la principessa giusta. Qui c'è l'idratrice, la salda tutta, la salda guananzia e pirulina, vado a festeggiare, perché io non la faccio. Ti ha afflittito, ti ha succuso e opprimente. Insomma, sono prima di lasciare fuori a posto, bello e buono mi trovo qui. Sono venuta a casa, non ti esco con uno, non trovo a comprare soltanto. Ma mi sono spazzolata, ma basta. E hai ragione, hai ragione. Ma insomma, salda tutta, ma muori. Ma tu dici veramente che una paiola con una cucina dovrebbe a te? Riconosco onestamente che non si può marita adatta per un lavoro. E faccio sta qui, Buonasera, buonasera. Ah, si basta, cavagliola, la tua, partita che non viene più. E tu? Te lo segnali. Ah, mangia. Va che no. Va bene, me ne vado. Sì.
Ma fra poco ritorna, però. Fra poco si festeggia il ritorno di Don Vincenzo dalla direzione dell'Altezza Urbana. E io sono stato invitato dal consenso. E sono stato invitato da una persona che in questa casa di una molta influenza, da Pascutella, il caporato. Era vero, ho catturato e affezionato il mio marito, è un amico intimo. E come vuole bene e stima il mio marito, così stima e vuole bene a me. Lo credo, Castino, lo credo. Quello sono i vecchi bolloni, i vecchi amori che si risvegliano. Ma sapete come disse il poeta? Assassino, assassino fu il libro e chi lo scrisse. E da quel giorno più non vi leggemmo. Avanti! Non è scucciato, ti viene andata notte. Vattene, Salvato, vattene. Me lo vado, me lo vado. Fra poco, così, fra poco. E sai che te dico, in questa breccia che andrai, nelle braccia del poeta, ma me leggiate quando il giorno sono in te. Ma tu stai dicendo? Sogni che trecce volte sullo spagnoso tetto e per lo sfeggiate colle precipitando a valle parte sul fondo. Esta! 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 La Esta! E la gente Esta! 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 Voi con me, è inutile che faccio da te. Pascutelli in questa casa non c'è da mettere il tuo pezzo, non volete che succede con questa casa. E insomma, te non fatto sì. Lo farà bello che chi lo vede a cadita a portare, lei lo pubblico. Senza non sapere di vicenza, povero. Chi lo è già diventato spassero guardi. E che se vuoi non sta a me. Via. Ma tu stai parlando veramente con sta passata. Sta pazzo. Ma si sta bravo, sta a dire. Da te quello che ti ho detto adesso, diciamo pure che ti un po' che qui. Mi sono poca cosa. Come la maglione che ha detto padre a mamma e però io a cui lo voglio bene. Certi cose, dico, stanno facendo sta mano veramente. Ora padre è amico intimo di mio marito. E come tale non sa fatto di fatto. A gente sta e la sa fatto. Ide e caso scienza a posto. Del resto, sono ancora giovane e non deve né scarpiese e né costo. Quindi è naturale che una persona gentile non sa qualche riguardo. A marito l'avesse a piacere piuttosto e sa essere ad avere qualche riguardo particolare per me. E invece, chi ne non lo pensa proprio? Per esempio, stamattina, c'ha giunto, perché non ho buscato te, non va direzione dalle terza urbana? E lo sapevo, che mi sarebbe piaciuto assai. Ma come dite, quello viene chiamato dal direttore della terza urbana, perché deve ricevere un premio che gli spetta. Se poteva mi presentare a lui alla polizia. Ah, tutti belli chiacchiere, lui su, intanto sono sempre a sacrificato. Mamma mia, però no, non dici da così. Chi lo ti dice un tiro d'ombo? Il chilometro, tra vedo, potrò. Donna Stella. Vostro servitore umilissimo. Saluto la mia. Bravo, io non sono il nipote oggi non si sente bene. Così, dalla seggio paura. Lasciate stare, non c'era bisogno. Non vi scomodate per me. Ma la depressa? Quando senta sta casa a trovare a donna Stella, non bisogna mai andare di presto. Bisogna avere tutto il tempo per ammirare la sua grazia, la sua squisita luce. Beh, tutto. Grazie, sapete parlare così bene che non mi stancasse mai a sentire. Mia nonna buon'anima, quello che fanno tutti quanti, lo sapete anche voi, quella era violentina di nascita. E come voi ben sapete, mi è rimasto questa accenda fiorentina che non se ne può proprio andare. Ma... Non ancora. Beh, io l'avevo preparato un ricevimento.
Ma noi Germendo e tutti quanti lo dobbiamo festeggiare. E io qua la sua, devo dire quattro parole con lui. Con un saggio vicino. E io sapevo che non è una parola facile. Donna sì, questa è una situazione. Donna sì, proprio un duale. Questo è un bandolino di istruzione che tengo più degli altri. Avete capito che io sono graduato. Poi che ho dovuto imparare cose che altri non fanno. Vabbè, ma... Guarda, la cucina. Non è ancora per me, dai. Ma che cosa sapete voi? Quello da Vincenzo ha fatto veramente una bella azione civile. E quella della fortuna di trovare un posto con 10.000 lire dentro quello che qua, porto tutto quanto, non fai direzionare, dentro un po'. Cosa dell'altro mondo. Cosa dell'altro mondo. Ho mandato la ragazza di debba parlare. Cosa? Mamma voglio. Ah, sì, Bruce, ritornaci un po' facendo. La gente che ti ha scolto per salire sulla parte. Gnozzi! Non la vedo, ma tu che vuoi? Che vuoi? Ma io che vuoi? Ma la qui, che non sta male qui, ma la qui. E che brutta c'è tutta. Ma che triste ti va a sapere di niente. Venire qua. Tu?
io chiedo a tutti, io vero in mia moglie. Allontanate delle vostre istanze, la mia ma... Senti, andate, non vi preoccupate. Rosina, te li porto io? No, grazie.
e bicibetica romana. E siccome tempo fa ci avete a che fare per questioni di interesse, quando mi ha fermato mi ha domandato il Fulvio, ma invece me lo soffo io e non l'ho risposto proprio. Brava, hai fatto bravamente bene. Mi raccomando, sicuro voi venite questione di interesse, venite sempre, perché chi lo vuole in mano? Questo vuole in mano? Sì, sì. Perché noi poi facciamo lo primo. Thank you.
Piena avanti. Piena avanti. Sto guardando ancora il signore, no? Come sto a dire, vedi, questo è quello che ha adesso, deve essere sono fatto tutto un analisi di concordanza, perché tu, ma io l'ho capito, sono fatto. E la madre, la mamma. Let's go.
occupano. Ma se non c'è stessa, ma tu? I fighi sono diventati un pulito. No, hai fatto zitto, ma papà. Allora, se non c'è stessa, ma tu? Se trovate un capitolo tutta la salute pubblica di questa meravigliosa città. Ci considerano poco. Ci considerano poco. Ci parlano poco. Che un po' allora, ci parlano poco. Ma la nostra coscienza è pulita. A me ne devo. Faccio fatica. Com'è fatica? Ah, voglio dire fatica. Ah, ecco, fatica. Teniamo alto. Il malato. Ed è il malato. E insegniamo ai nostri figli a chiamare il cuoco e la scuola. Il cuoco come si fosse nostro padre. E la scuola come si fosse nostra madre. Ho detto. Signor Nicola Fortunato, vedete quando mi
bicchiere di vino si scioglie la lingua. Il servizio non bevi questo. Dunque, e allora dice, che domanda? Qual è il motivo che ti ha portato a venire qua? Insomma, con quale ragione ci siete venuti a disturbare? Siete così scusate. No, quello zio non si sa esprimere. Bello come il libro straccetto. Allora, se permettete, vorrei dire che potete. Lo dicete, ma vedete che voi state parlando di affari da amici e non mi sembra bello stare qua di vigilanza ad ascoltare quello che si dice. Allora avevo pensato, noi ce ne andiamo, poi dopo ritorniamo e continuiamo là. Voi che ne dite? Vabbè, facciamo così la prova che non sapete. Questo signore veniva qua, abbiamo da partire, ci vediamo dopo. Non vi preoccupate, per carità, gli amici vi salutano. E vogliateci bene come noi ve ne abbiamo venuti. Con permesso, Giovanni. Prego, per carità. Ci sta appunto, sono di voi, vicino al bello. E io invece sono Oriolo di Firenze. Oriolo? È di Contorio. Oriundo! Vabbè, Oriolo. Mia nonna era di Firenze, come voi ben sentite, mi è rimasto questo accento fiorentino. Giovanotti, ripetiamo. Sapete, anche io sono un suo.
come lei del resto. Voglio dire, non ho la salute. Ma Paolo è discreto, qualche economia aperta, sono stinete e tenete, come tutta la gente del mio paese. E io non aspetto altro che il giorno mi sposerò. Giuro che non ho dato ascolto a nessuno prima di arrivare a questo momento. Poi ci sono, la gente, Merin. E me la dico la gente, me la dico. La gente mi dice, stai attento a quello che fai, quello non ti bene. E c'è un zio, come dire, per dire, papalo. Ho scopato. Sì, signore. Scopato. E io mi prego di non venire a questa gente che io sono, io c'ho onorato per la mia professione. Scopatore, meglio scopatore, non vado da noi, meglio scopatore, anche gli scopatori sono non ci sono. Se non ci sapessimo noi, che scoperemmo le strade di questa città? Ecco che noi siamo proprio necessari come i medici, avvocati, infermieri, la nostra è la professione. Quello il padre d'Elsa noi ci ha dato come missione. Siamo scopatori, ma siamo scopatori missionari. Io non ho dato ascolto altro che alla voce del mio cuore. Vabbè, come diceva, voi guardate, c'è un uomo di idea, noi abbiamo la giusta, non sei Omicina, ma voglio decidere che pure io sono innamorato di Rosina e me la voglio sposare. Omicina, io sono per la vera vostra, sono africana, non sono per straniere con Battisto. Ma che? Che di? Questo è il fidanzato con me. No, è il fidanzato con me. No, è il fidanzato con me, me la raccoglie. Ma tu, lei l'ha fatto, ma la porti. Ma la madre ha stato portato a mangiare come non faceva la mia. Mi concede, vieni a fare, vedere, ti vediamo, fammi capire una cosa.
stai dicendo che non viene, ma si è andato e non mi rimane che informarti. Ah, sì, sì. Ma io? Ma tu per ma tu sei capace di una parola, la gente. Sentene poco, ma una cosa, vamo in questo preciso istante. Ma tu faccio un bello, guarda, voglio fare qua. Va. A te aspettava te voi, al di là di dove l'altra è andata lì. Scusi, ma non lo sai, chi lo dice che ci posso rifiutare io? Ah, vabbè, ecco perché la ragione per cui devo parlare io ogni modo con contraria. Ti siete fatto? Tacci!
non rispondete, eh? E vabbè, e chi te la c'ha con sé? E vabbè, Vicino, dal momento che voi tutto capite, io vi parlo da uomo a uomo, eh? E da vostro superiore quando sono. E ora, gli altri non siete la tutta per rifiutare. Ma il nostro è stato un amore brutale. Io ho rispettato a lei e lei ha rispettato a me. Ma tu te non hai la rispettato a me. E allora per stasera finisce qui.
grazie al nostro gruppo parrocchiale abbiamo avuto anche questa seconda parte di divertimento. La prima ci ha scatenato, come avete visto, con una bella musica, e grazie ancora a tutti. Sta venendo? Eccolo qua. Ho detto, se faceva arrivare con il tavolo tutti quelli che sono francescani, evidentemente me l'avrebbero tirato addosso. Allora ho pensato di regalare una piccola luce. La luce rappresenta la possibilità di seguire una strada diversa. Rappresenta anche il calore umano, un pochettino il simbolo della nostra comunità, ma la luce è anche debole, quindi ha bisogno di essere protetta. Vi regaliamo questa luce come chiamata alla responsabilità nella nostra comunità. La nostra comunità sta nelle mani di ciascuno di noi. Ognuno di noi è responsabile, la comunità non è del parroco, è di ciascuno di noi. E la dobbiamo difendere a denti stretti, perché viviamo in un contesto dove anche può diventare difficile anche fare del bene. E dobbiamo veramente farci forza. Quindi grazie alla nostra comunità parrocchiale, quindi oggi veramente ci giochiamo in casa. Una luce speciale, quella che avete donato, quella che donate a noi con ogni vostro sì, con ogni vostro impegno, con ogni vostro gesto di pazienza anche, ma anche la luce, la piccola luce per un territorio che sembra troppo spesso abitato dal buio. Grazie di cuore a tutti.